sei deciso? Sì. È tutto qui. Allora, che ne dici? Dovrà esaminare il capo, è l'unico competente. Ehi, un momento, i patti non erano questi. Dagli il denaro. Tutti i pezzi da 10, 300.000 dollari. Puoi divertirti a contarli se non ti fidi. Va bene, mi fido. Cerca di stare calmo, amico. E ricordati di nascondere bene quel denaro e rimani in casa fino a che non ti diamo via libera, capito? Poi potrai andartene anche in capo al mondo con la tua mogliettina. Si comportano da pazzi, eppure ci aveva visti. Si è proprio voluto ammazzare. Doveva essere pieno di whisky. O di rimorsi. Guarda un po' qui. Di nuovo, tutti i giorni a mezzogiorno. Tutti hanno i loro hobby, no? Allora hai bisogno di uno psicanalista. Per adesso mi basti tu. Ed ora, speciale richiesta, l'ultimo successo di Mei Wong. Torna a casa, Joe. Senti, si può sapere cos'hai oggi? Scusami, cara, ma devo fare una telefonata. Proprio adesso. E a chi devi telefonare? A mia nonna. Sta male, vorrei avere le sue notizie. Non sapevo che tu avessi una nonna. Tutti ce l'hanno. Farò finta di crederti, va bene? Ma torna subito.
Un minuto e sono da te. Signorina, signorina, è per lei, da parte del signor Grant. Ah. È partito 2 ore fa. Ha lasciato questo per lei. Grazie. Ha bisogno di altro, signorina? No, niente, il signor Grant mi aveva già informato della sua partenza. Bene. Nonna aggravata, top. Augurati buona permanenza, Perry. Va bene. Dica al senatore che ha telefonato Ball, capo del PK. Sì, conosce il mio numero. Avanti, Grant. Arrivederci. Salve, capo. Sei in ritardo. Sono 89 dollari. 89 che? Dollari. Di multa. Che mi farà rimborsare uno sull'altro. Più l'indennizzo per aver dovuto rinunciare a una brunetta. Eccesso di velocità, guida pericolosa, infrazioni varie. Sei un campione di indisciplina stradale. 400 miglia in meno di 5 ore. Un luminoso esempio di attaccamento al dovere. Ti proporrò per una medaglia. Comunque, questa è la tua nuova missione. Dollari falsi? Ma non è compito dell'FBI? Da oggi in avanti sarà compito nostro. Vai di là, studiati quella pratica, ti do mezz'ora. E poi? Non passare di qua perché non mi troverai. Ho un pranzo di lavoro col colonnello Jackson. C'entra anche il Pentagono in questa faccenda? Indirettamente. Però dovrai sbrigartela da solo, Grant. Ma se accetti un consiglio, incomincia col fare una visitina a una giovane signora molto graziosa, dicono. Molly Crane. Abita in una villetta sulla strada di Trenton. L'indirizzo è nella pratica. Grazie, ottimo consiglio. La poverina è vedova da poche ore. Ma lei ancora non lo sa. È triste. Comunque il marito era troppo maturo per lei. Buono a sapersi. Grazie, capo. Da bere qualcosa? Sì, grazie. Sono molto preoccupata per mio marito. Davvero? Non vedo Joss dalla notte scorsa. È piuttosto imprudente lasciare una donna come lei sola così a lungo. Io amo Joss, anche se ha qualche anno più di me. Più qualcosa come 300.000 dollari. Non capisco, ma se vuole avere la gentilezza di dirmi finalmente chi è lei. Mi chiamo Grant. Perry Grant. Ne so meno di prima. Americano? Al 100%. La stupisce? Forse perché i nostri soci non sono americani. Quali soci? Io non li conosco. Questo mi sorprende. Ma forse non le hanno parlato di me. Infatti. Sta fermo e alza le mani. Alla svelta, su. E adesso spero che mi dirai chi sei veramente. E che cosa cerchi qui? Allora, coraggio. Attenta a quel gingillo. Può essere pericoloso in una mano inesperta. Tu invece te ne intendi, sporco poliziotto. Poliziotto? Stai prendendo un granchio, bellezza. Fammeno scene e rispondi alle mie domande.
È inutile sprecare tanto fiato. Basta che tu apra questa borsa. Fermo e alza le mani. Spingila verso di me. Spingila col piede. Muoviti. Potevi anche dirlo subito che avevi portato il nostro denaro. Che ne dici, Molly? Sono o non sono un amico? Un momento. Joss mi aveva detto... Questa pistola mi dà fastidio. Così va molto meglio. Devo riconoscerti un certo spirito d'iniziativa, Grant. È indispensabile nel mio mestiere. E cioè? Beh, credevo lo avessi capito quando mi hai minacciato con quel giocattolo. Vigliacco! Buona, Molly, sta buona. Sappiamo tutto di te, sei già nei guai fino al collo. E l'unico modo per cavartela è collaborare con noi. Joss è il terzo uomo che sposi, se non sbaglio. Deve essere Joss. No. Se lo cercano, rispondi che dorme. Che si è ubriacato. Intesi? Se ti comporti bene, ti prometto che non avrai altre noie. Sì? Molly Cray? In persona. Chi è lei? Vuoi chiamarmi tuo marito? Purtroppo no, sta dormendo. Sveglialo. È ubriaco fradicio. E tu fagli prendere un caffè forte e amaro. Nemmeno con le cannonate ci riuscirei. Maledizione, ho bisogno di parlargli. Non so che dire, provate domattina. No, subito. Verrò io stesso a tirarlo fuori dal letto. Fra 10 minuti sarò da te. D'accordo, il tempo di preparare un caffè forte e amaro. Va bene così? Sei un'ottima allieva. Io so che i poliziotti guadagnano molto, ma molto poco. Non è vero? Non mi hai ancora chiesto come mi siano arrivati quei soldi. È semplice. Joe si è fatto beccare. E per sempre, Molly. Per sempre? È morto ieri sera. Oh, povero Joe. Com'è successo? Un incidente d'auto mentre correva da te con quel mucchio di banconote. Che aveva dato in cambio? Roba scientifica. Informazioni sulle ricerche del professor Harrison. Joss era il suo assistente. E a chi ha fornito quelle notizie? Non lo so, l'uomo che ha telefonato non lo conosco. Devo crederti? Al punto in cui sono, perché dovrei mentirti? Joss era un uomo di valore, ma guadagnava così poco. Come me. Pensaci, Grant. Con $300,000 potremmo andare lontano. Molto lontano. No, non credo proprio, Molly. Non con quella robaccia. Ma perché? Perché quelli sono dollari falsi. Ecco cosa avresti guadagnato tu e Joss. Un mucchio di cartacce. Dove dà quella porta? In camera da letto. Cosa fai adesso? Mi preparo a ricevere il tuo ospite. Indietro. Dammi una mano. Ci siamo, è qui che abita. Quella non è la macchina di Cray. Fai ancora un giro, non sono tranquillo. Hai paura? No, solo un po' triste. Non te la prendere, avrai ancora modo di rifarti una vita, vedrai. Ma prima però voglio cavare gli occhi a quell'uomo. Pronta, Molly. Mi raccomando, fa come ti ho detto. Lascia fare a me. Prendi la pistola, potrebbe esserti utile.
Chi è? Amici, apri. Ma insomma, chi è? Sono l'amico che ha telefonato poco fa. Non ti preoccupare. È soltanto un'elementare precauzione. Dov'è? Sta dormendo. Ho visto una macchina qui fuori, ma non è quella di Crane. No, la sua è in garage. Quella è la mia. Maledizione. È così che tenete quei dollari? Crane ci aveva assicurato che li avrebbe nascosti. Veramente la colpa è mia. Sa, mi ero messa a contarli. Non ne ho mai visti tanti tutti insieme. Vai a svegliare tuo marito. Sì, per farmi picchiare. Vacci tu. Precedimi e accendi la luce. Ehi, Joss, sveglia. Svegliati, Joss. Butta la pistola. Fermo! No, Molly, lo voglio vivo. Deve parlare. Voglio il capo. Sì, non... Siamo fregati, capo. C'era un agente in casa di Crane e Shapiro stava per parlare. Ho dovuto farlo fuori perché non cantasse. Dove sei ora? Sto filando verso New York. Ti inseguono? No, ho messo fuori uso la macchina del poliziotto. Cosa devo fare? Piazza pulita, Roland. E non perdere la testa. Parti domani stesso. Ma lascia Paola per qualche giorno ancora a New York. Così non desterai troppi sospetti. Ci rivedremo a Roma. Sì, capo. Mi metterei a piangere dalla rabbia. Non ti preoccupare, Sonia, ci rifaremo.
Con questo fumo gli agenti dell'albergo potrebbero allarmarsi. E ce ne sono tanti in giro, dappertutto. Io li riconosco lontano un miglio. Sì, sono molti, ma sono stupidi. Ce ne sono ancora? Gli ultimi. Che peccato, abbiamo distrutto una ricchezza. Tesoro, se ti rendessi conto della situazione non parleresti così. Quei dollari erano un grosso pericolo per tutti. Ho fatto prenotare 3 posti sulla Pan American per Roma. Come? Sì, a te. Vado un momento da Paola. Va bene. Bene, grazie. Sono io. Avrei bisogno di un favore. Subito. Vengo. Che succede, Sonia? Partiamo subito, lo sai? Roland mi ha detto che partite, ma io resto ancora qualche giorno. Per questo sono venuta. Devi farmi un grosso favore. Sono $3,000. Un regalo di Roland. Sta a sentire. Ieri da Tiffany ho visto una spilla che è un vero splendore. Non so rinunciarci. È di platino e di brillanti. È uno smeraldo grosso così al centro. È in vetrina. Comprala per me. D'accordo. 3,000 basteranno. Da quando ho visto quella spilla non faccio che sognarmela. Non so come ringraziarti, Paola. Sei proprio un tesoro. Ancora una cosa. Roland non deve assolutamente saperlo. È una sorpresa che gli farò a Roma. Ho capito. È un segreto, ricordatelo. Ciao, cara. Ciao. Grazie di nuovo. Buon viaggio. Assolutamente identiche, non c'è dubbio. Stessi difetti, unica matrice. E allora, Superman, accendi la luce, Martin. Un gioiello viene acquistato da una ragazza che lavora nella casa di mode Roland. L'uomo che mi è stato ucciso sotto il naso nella casa di Crane era il corrispondente commerciale della casa Roland, anche se non ne aveva l'aspetto. Siedi, Martin. I $3,000 pagati al gioielliere e i $300,000 versati a Crane sono figli di una stessa matrice. Quindi io direi che il problema è risolto. Ma ci sono due mani. No, non farla tanto lunga e vieni alla conclusione. Va bene. Crane ha fornito i piani e i calcoli del professor Harrison sugli ultrasuoni e il laser, informazioni che il Pentagono ritiene top secret. Acquisti anonimi di materiali elettronici sono stati fatti a Stoccolma, Parigi e Londra. E tutti sono stati pagati con dollari falsi provenienti dalla stessa fonte. Quindi vediamo, un pacco di dollari falsi, i piani di una qualche invenzione segreta e i modelli della casa Roland. Ma che rapporto ci può essere fra una banda di falsari, una casa di mode e una rete di spionaggio industriale? Questo è quello che noi dovremo scoprire. Ho già dato istruzioni a Phil Barrow, che fa lo scultore a Roma. Terrà d'occhio Roland, il che ti permetterà di avere più libertà d'azione per cercare di scoprire qualcosa su quella ragazza... come si chiama? Paola Curiel, sì, ecco. Secondo me quella ragazza non sa niente. Ipotesi azzardata. Io credo che sia una pedina importante. La partenza di Roland è stata una vera fuga. Lo spaventava l'idea che Crane fosse stato arrestato. Se Paola Curiel è rimasta, evidentemente è all'oscuro di tutto. No, no, quella ragazza è innocente. Ma se è stata proprio lei a spacciare quei $3,000? Questa è una prova in più della sua innocenza. Quei dollari per lei erano puliti, altrimenti non avrebbe mai commesso un errore così madornale. Per un gioiello una donna fa questo e altro, dovresti saperlo. Comunque sarà un piacere agganciarla. Innocente o colpevole è un bel bocconcino.
Tieni, questo è il rapporto del tuo bocconcino innocente. Hai già una copertura, sei Perry Grant, redattore della rivista di moda First Lady, pseudonimo Arbiter, incaricato di un reportage sull'alta moda italiana. Martin sarà il tuo fotografo. Bene, capo. Sigaretta? Un ritmo infernale. Ah, sì, magnifico. Scarica i nervi e ne avevo proprio bisogno. Ha molto lavoro? No, al contrario. Sono 3 giorni che giro a vuoto e capirà che ho i nervi a pezzi. Non riesco ad allacciare contatti interessanti e dire che mi ha lasciata qui proprio per questo. Avrete un corrispondente commerciale, suppongo. Sì, il signor Shapiro. È un vero esperto nel ramo, ma purtroppo è sparito. Sono 2 giorni che lo sto cercando. Il suo ufficio è chiuso e nessuno sa dirmi dove si sia cacciato. Le piace? Cosa? La mia spilla. È tutta la sera che la guarda. Deve costare un bel po'. È un gioiello di Tiffany. $3,000. No, non sono tanto ricca da permettermi una spesa simile. Dove l'ha rubata? Se vuol giocare all'investigatore l'ha deluso. La spiegazione è molto banale. L'ho comprata per conto di un'amica. Ne sono contento. Lei è un bel tipo, Grant. Io sarei ben felice se fosse mia. Vede, Paola, la ricchezza mi intimidisce un po'. Allora con me può fare sfoggia di tutto il suo coraggio, perché io guadagno appena appena di che vivere. Siamo compagni di sventura. Ne sono contenta. Balliamo. Vuole parlarmi di questa sua inchiesta sulla moda? Ci terrei molto a procurare della buona pubblicità a Roland. Avremo tempo per parlare di questo. Che c'è? Stanno cercando me, mi scusi. Il suo albergo ha passato qui una comunicazione da Roma. Grazie. Scusi un momento, torno subito. Cosa che non va? Mi aspettano a Roma, parto domani. Così dovrà consegnare la spilla.
Non ha detto che la sua amica è a Roma? Eh sì. Spero che ci rivedremo quando tornerò a New York. Spero prima. Anzi, ne sono certo. Inizio la mia inchiesta proprio sulla moda italiana. Ah, benissimo. La vettura è in ordine, i documenti sono nella macchina. Per qualunque evenienza si rivolga ai nostri uffici. Ecco qui, c'è il numero telefonico. Grazie. Grazie. I due accanto alla Spider azzurra. Sai cosa devi fare? Va. Azzurra, vai. Non capisco. Non è il tipo da mancare a un appuntamento. Troveremo sicuramente un suo messaggio in albergo. È strano. Phil doveva aspettarci qui. Scelta. Quello voleva beccar noi. Per poco non ci riusciva, quel maledetto. Corriamogli dietro. No, è un pesce piccolo. Noi dobbiamo arrivare al capo. Qui, Perry. Fermo! Non senti odore di gas? Se premevi quel campanello saremmo saltati in aria. I vetri, presto! Va a cercare di sopra e apri le finestre. Thank you.
sopra non c'è niente. Chissà se hanno trovato quello che cercavano. Credo di sì. Ma forse avevano fretta. Com'è morto? Un colpo alla testa. Poi hanno aperto il gas e simulato il suicidio. Cerca ancora. Forse ho trovato. Ecco quello che stavano cercando. Ma ci vuole una lente di ingrandimento. L'esamineremo in albergo. Quante volte le hai ingrandite? 30 volte, ma penso che posso farle anche più grandi. Ho una nuova carta a grana finissima. No, così basta. Sono abbastanza chiare. Osservale bene e poi guardale una di seguito all'altra. Stesso sfondo, uguale distanza di ripresa. L'uomo sta scendendo. Sembra quasi che stia sprofondando nel terreno. Esatto, ci deve essere un'apertura sotterranea, un cunicolo o qualcosa del genere, è evidente. Non sarà facile controllare. Ma prima di tutto è necessario rintracciare quell'uomo. Ci siamo, Grant. Questo è il punto da cui Phil ha scattato le foto. Stiamo facendo una figura da pesi, Grant. Non c'è niente di niente qui. Queste foto sono costate la vita a Phil, non te lo dimenticare. Ciao Paola, come va? Ma chi parla? Sono Grant. Grant, già qui. Le fa piacere? Certo che mi fa piacere. Sta uscendo? No, sono appena rientrata. Sono stanca morta.
Stasera abbiamo il defilé a Lilton. Posso venire anch'io? Ma sì, naturalmente, una magnifica idea. Anzi, sarà un'ottima occasione per cominciare il suo servizio. E posso portare il fotografo? Anche il fotografo, come no? A che ora? Beh, verso le 7. Un'eternità. Sì, fra 2 ore. D'accordo. Allora, arrivederci a più tardi. Siamo lieti di presentare in anteprima alla clientela straniera e ai nostri corrispondenti la collezione di modelli da cocktail e da mezzasera. Di avere un'aria professionale. Va bene. Permette, signor Grant. Il signor Roland Perry Grant. Molto lieto. Piacere. Non le chiederò la sua impressione sul defilé, mi rimetto alla sua benevolenza. Troppo modesta, signor Roland. La mia impressione è pari alla fama che le sue creazioni e la sua straordinaria immaginazione godono in tutto il mondo. Sono lusingato, signor Grant. Aspetterò con ansia il suo servizio su First Lady, una rivista che ammiro moltissimo. Ma la prego di scusarmi, ho ancora mille cose da fare. A presto, signor Grant. Ecco ora la nostra collezione di modelli da Grand Soirée. Mi scusi, Monsieur Roland, ma ho bisogno di molto materiale per la nostra rivista. Anche il signore appartiene al mondo dell'alta moda. Vuole togliersi gli occhiali, per favore. Benvenuti. Gli amici di Paola sono miei amici. Dipende. Non tutti gli amici e non sempre. Guardi Paola quando cominceranno a uscire gli abiti da sposa. Lei ha avuto sempre aspirazioni matrimoniali. E quali sono le tue aspirazioni? Ed ecco infine la nostra collezione di abiti da sposa. Sono spettacoli deliziosi. Io vado pazza per il teatro cabaret. Ma purtroppo Roland non potrà accompagnarmi questa sera. Sarebbe chiederle troppo, signor Grant, se... Ne sarei felice, Sonia. Naturalmente, se a Paola non dispiace. Ma ti pare? Io non sono una caparratrice di uomini. E poi, signor Grant è un uomo libero e può fare quello che vuole.
Che è successo? Ero seduto al tavolo, è caduto dall'alto, mi ha quasi sfiorato. Non lo muovete, sono un dottore. È morto. Suo amico? Sì, un caro amico. Mi dispiace. Il nostro primo incontro è nato sotto una cattiva stella. Non sei molto fortunato. Peccato. Ma non si guasti la serata. Lei non lo conosceva. E io vorrei cercare di dimenticare questo incidente. Credo che dovremo rimandare il nostro appuntamento. No, al contrario. Ci tengo molto. Grazie. Sorprese? Sì, e soprattutto delusa. Non sono abituata a tanto cinismo. Andiamo. È un posto tranquillo. Non ti piace stare solo con me? Certo che mi piace. È una notte così bella. Farei l'alba camminando. Preferirei farla in un altro modo. Non essere impaziente. Vieni, scendiamo. Sono felice, Perry. Fa da esca, prende il pesce più grosso. Che cosa dici? Niente, cara, è uno dei miei motti. Ho le chiavi di quel motoscafo. Facciamo un giro sul fiume. Certo. Baciami ancora. Vedo soltanto che sto per fare un bel bagno. La morte del topo, vuol dire. Mi dispiace soltanto di non averla conosciuta personalmente. Si vede che la cosa era troppo rischiosa per lei. Ammetto che lei è un uomo pericoloso. Grazie. Ma vuole avere la gentilezza di dirmi con chi parlo? Messie Roland, forse? Non mi sembra la sua voce. Roland è soltanto il mio braccio destro. Evidentemente lei non è poi tanto sicuro di avermi eliminato, visto che mi nasconde il suo nome. Prudenza. Ma lei è liquidato, credo. Complimenti. Complimenti anche a Sonia. È stata veramente brava. Non abbastanza da sfuggire al castigo che merita. Quindi la farete fuori, vero? Ah,
acquistato quella stupida spilla che ha messo lei sulle nostre tracce. Perciò Sonia deve pagare. E Paola? So che le interessa, ma Paola è una creatura mia, anima e corpo. Allora anche lei fa parte del gioco. Preferisco non rispondere. Mi spiace non poter esaudire il desiderio di un condannato. Addio, Grazie. Grazie. Hello? Oh, salve, Grant. Mi sente? Sì, ti sento. Tu mi farai venire l'esaurimento nervoso. E allora cosa dovrei dire io? Che sto sempre con un piede nella fossa. Calma, Grant, altrimenti nella fossa ci finisco davvero. Senta, capo, io sono stanco di fare sorrisi a chi mi vuole accoppare. Voglio avere carta bianca. Occhio per occhio? Sì, occhio per occhio, intesi? Se ci provi ti tolgo dalla lista del personale. Già, salvo poi a rimettermici quando vede che sono riuscito a cavarmela, vero? Cerco di evitare grane finché posso. Adesso ascoltami bene. Prima che tu arrivassi a Roma, Phil ci aveva spedito questo cifrato. Occulto finanziatore casa di moda Roland e Aaron Yusupovich. Ho guardato in archivio ed è risultato questo. Aaron Yusupovich, 50 anni, origine bulgara, truffatore internazionale, doppio giochista in affari di spionaggio. Ha venduto informazioni al Pentagono. Deve essere un uomo di genio se è sempre riuscito a farla franca. È scomparso 5 anni fa. Non esistono fotografie di questo tizio. Certo si nasconde sotto falsi nomi. Vuoi sapere altro? No, ma chiunque sia il nostro uomo lo beccherò. E con questo passo e chiudo. Arrivederci e buona fortuna, Grant. Grazie. Ah, se c'è qualche novità, si mette in contatto con me tramite la solita agenzia di viaggi. Va bene, ci vediamo presto allora. Sì. Arrivederci, capo. Buonasera, Paola. Si accomodi. Ma che sorpresa. Piacevole, spero. Lei vive sola? Le interessa? Che cosa c'è, Grant? Cosa deve esserci? Sono venuto qui per fare 2 chiacchiere. L'avverto che io non sono brillante come Sonia. Beh, detto fra noi, io preferisco lei 1000 volte. Mi permetta di dubitarne. Ieri sera Sonia ha tentato semplicemente di farmi la pelle. Questa sì che è buffa. Sonia è sempre così arrendevole. Ci siamo presi in giro reciprocamente. Sapevo benissimo che stava cercando di attirarmi in una trappola. E perché viene a parlarne a me? C'è una ragione. Lei deve aiutarmi. Continuo a non capire. A meno che... Grant, vuol dirmi chi è lei veramente? Già a New York con quel suo tono di inquisitore... Beh, tanto immagino che l'avrebbe capito prima o poi. Sono un agente segreto americano. E che cosa vuole da me? Che lei si fidi di me come io mi fido di lei. Io gioco a carte scoperte. Come vede. Allora...
Prima domanda. Ha mai sentito parlare di un certo Dietrich, Herbert Dietrich? Vagamente. Devo aver letto qualcosa. Durante la guerra falsificò per i nazisti la banconota da una sterlina. Stava per mettere il tesoro inglese in serio pericolo. Una volta finita la guerra, Dietrich scomparve e fu dato per morto. Ma noi pensiamo che sia ancora vivo e che si trovi qui a Roma e che continui a fare il falsario. Ma non vedo come possa entrarci io in tutto questo. Perché è stata lei a spacciare dei dollari falsificati da Dietrich. Ma sa che è uno scherzo di pessimo gusto il suo? Quella spilla comprata da Tiffany fu pagata con dei dollari falsi. Me li aveva dati Solio perché era dovuto partire all'improvviso. Non si preoccupi, so già tutto. Sonia lavora per Roland. Roland è un falsario. Non lo crederei nemmeno se lo vedessi con i miei occhi. Si calmi e mi lasci spiegare. A New York lei si domandava dove fosse andato a finire Shapiro. Fu ucciso sotto i miei occhi. Da Roland o da qualcuno della banda. La stessa fine di Barrow, un mio collega, e la stessa fine di Martin. E stessa sorte era riservata a me. Ci hanno già provato 4 volte e ci proveranno ancora. È talmente incredibile che mi sembra di sognare. Magari fosse un sogno. Allora avrà sospettato anche di me? Non seriamente. Ma continuiamo. Roland è il braccio destro di un certo Aaron Yusupovich. Lei dovrebbe conoscerlo. Mi ha parlato di lei con molto affetto. Aaron Yusupovich? Non lo conosco affatto. L'ha definita una creatura sua, anima e corpo. C'è un solo uomo che può essersi espresso in questo modo. Chi? Forse risponde a un altro nome. Yusupovich ne ha 1000, uno diverso dall'altro. No, è talmente assurdo che mi rifiuto di pensarlo. Tutto è possibile, Paola. Mi dica chi sta pensando. La prego, ho bisogno di riflettere, Greta. Deve essere la portinaia. Thank you.
Sì, Roland, caro. Ci vediamo stasera. Ciao. Ah, ma che sorpresa. Credevo che ti avessero fatto fuori. Chi sarebbero quelli che avrebbero dovuto farmi fuori? Sentiamo. Io ti dico solo che hai corso un grosso rischio facendo comprare quel gioiello con i dollari falsi. Non ti illudere, non corro alcun pericolo. Roland è sempre innamorato di me. Dov'è ora? Anche se lo sapessi, non te lo direi. No, no, mi fai male. Allora parla. Ho detto che non so dov'è Roland, probabilmente è partito. Dove abita? Parla, ti conviene. Vive in una villa sull'Appia Antica. Bene, ora ci andremo. E questa volta non fare scherzi. Su le mani. Benvenuto, agente Grant. Anzi, benvenuti. Luce. Ci sono 5 pistole puntate su di voi. Venga avanti. Era destino che ci dovessimo incontrare faccia a faccia. Non ho mai dubitato di questo, signor Aaron Yusupovic. Avremo modo di intrattenerci più tardi noi due. Forse il signore ne sa anche troppo. Certo, e non sono il solo. Un nome non dice nulla quando non corrisponde a un volto. Il mio vero nome è completamente sconosciuto a tutti. Lei crede? Tranne che a Sonia, che ormai non parlerà più. Due sole persone lo conoscono. Roland non potrà mai tradirmi. E Paola è al sicuro. Per il resto ho la civetteria di cambiare nome come le mie cravatte. Ma continueremo questa conversazione altrove. Dovrà vuotare il sacco fino in fondo. Beh, sarà un po' difficile. Ho molti mezzi per farla parlare, Grant. Disarmatelo e portatelo via. Nessuno deve passare. Voi conoscete gli ordini. Lo avete ucciso? Gli ho scaricato la pistola addosso. Sembra invulnerabile. Ora via di qui. Se succede qualcosa, avvertitemi subito.
Avanti. La colazione, signore. E il giornale. Grazie. Prego. Ed ora vediamo ulteriori notizie sul grande buio a New York. Rimangono ancora ignote le cause che hanno bloccato le centrali elettriche che forniscono la più grande città del mondo. Si tratta di sabotaggio? 10 ore di buio hanno gettato il panico in tutta la popolazione di New York. Esercito e polizia hanno avuto difficoltà a controllare la situazione mentre... Sì, questo sta tutto bene ed è un materiale molto interessante. Ma noi vediamo gli effetti di un'azione forse criminosa, mentre a me è la causa che interessa localizzare. Aspettiamo altro materiale per questa sera. Ho l'impressione che stasera sarò molto occupato. Adesso le mostro quanto la interessa. Ecco le piante topografiche richieste. Me le ha fornite l'archivio storico del Vaticano. Pronto? Sì, è qui. È per lei, da New York. Sì? Buongiorno, capo. Ma c'è proprio buio nel tuo cervello. Il buio è da voi, non nel mio cervello. Io non ci capisco un accidente. Come? Sì, il tuo rapporto. Il mio rapporto non è chiaro. Non è un rapporto, è una sciarada. Ok, allora glielo ripeto, eh? Credo di avere in mano il bandolo della matassa. Ah, ce l'hai fatta finalmente. Sì. Allora siamo a posto? Certo. Quando ti muovi? Questa sera. Va bene, in bocca al lupo. Non vedo l'ora di riprendere le mie ferie. Con la solita bionda? No, le mie preferenze vanno alle brune per il momento. Fatti vivo, ho capito? Ho capito. Come faccio a rintracciarti? Se ci sono altre notizie, me le lasci qui. All'ufficio turistico? Sì. Posso fidarmi? Sì, sì, questo ufficio è efficientissimo. Bene, faccio di nuovo tanti auguri. Grazie. Ciao, Grant. Salve, capo. Ha bisogno di aiuto per questa sera, Grant? No, grazie. È una faccenda strettamente personale. Questa parte delle catacombe è inesplorata. Posso crederci. Non arriveranno fino a questo punto. Mi uccideranno. Questa gente non perdona due volte. Ma Roland ti ama. È un vigliacco, però. Grant è vivo.
Verrà a liberarci, ne sono certa. Quel porco! Vedrai, non muoverà un dito per me. Non è vero. No! È un coraggioso che rischia la vita ogni giorno per gli altri. Verrà, lo sento. Se anche arriverà, mi troverà morta. Guarda. Che cosa vuoi fare? Sono decisa a difendermi, anche ad uccidere. Ma tentiamo di uscire di qui. Paola, ti prego, vuoi aiutarmi? Cosa vuoi? Vieni fuori tu. Alza le mani e non fiatare, altrimenti ti uccido. Muoviti, presto. Attenta! L'ho graziata una volta. Ora deve morire. Uccidila. No, no! È un ordine, Roland. No, Roland, no! Non uccidermi, Roland! Non voglio morire! Roland, aiutami, ti prego! Ti supplico! Lo sai che ti ho sempre amato! Uccidimi! Ti prego, no, no! Io ti ho sempre amato! Era necessario, Paolo. Mi fate orrore, assassini! Buongiorno, Paola. Oh, è ancora notte.
Non lo so neppure io. Ma come si sente? Potrei stare peggio. È tutto pieno di lividi. Sono i segni dei proiettili. Per fortuna avevo il corsetto a prova di pallottole, sarebbero buchi invece di lividi. Mi hanno proprio ripulito sempre. Si mette questo. Ho dormito molto? Non lo so, 24 ore credo. Ma sta scherzando? No, Roland le ha iniettato del narcotico. Ma come fa ad essere così tranquillo sapendo quello che l'aspetta? Cos'è che mi aspetta? Lei lo sa? La uccideranno. Come hanno ucciso Sonia, sotto i miei occhi. Era una pecora segnata. Ma Paola, mi parli di lei adesso. È l'unico punto oscuro che mi rimane. L'uomo che stimavo di più, verso cui avevo un debito di riconoscenza. È Aaron Yusupovich, il capo di una banda di criminali. Io lo conoscevo sotto un altro nome. Ero appena una bambina quando mio padre, un agente di cambio, si uccise. In seguito a un crack in borsa. Mia madre l'avevo già perduta. Mi trovai sola, senza aiuti. Quell'uomo mi prese sotto la sua protezione. Continuai gli studi. Poi trovai un lavoro, tutto per merito suo. Secondo me, Aaron Yusupovich non fu estraneo al suicidio di suo padre. Oltre che falsario e truffatore, è sempre stato al centro di speculazioni borsistiche. Ma si è sempre fatto chiamare John Fontana, un italo-americano finanziatore della casa Roland. Lei conosce lo scopo di questa base sotterranea? Ha cercato di darmi una spiegazione. Mi ha parlato di progetti grandiosi per il benessere dell'umanità. Tutti i grandi criminali cercano di dare una giustificazione morale ai loro delitti. E si creano una filosofia di comodo, il mito del potere. Apri. Sono lieto di rivederla, Grant. Roland mi ha fatto davvero un bel regalo. Ho collaborato anch'io mettendomi spontaneamente nelle vostre mani. Retour d'Amérique, monsieur Yusupovich? Esatto. E come avrà visto è stato un vero trionfo. Ma si tratta soltanto di un primo esperimento, Buddy. Il resto verrà poi. La vedo felice come un bambino che si diverte a spegnere la luce. Ma non trova più divertente giocare agli indiani? Tutto il mondo ha assistito al grande buio di New York con stupore e paura. E lei osa fare dello spirito di bassa lega. Tutta la civiltà, il progresso industriale, il futuro dell'umanità sono condizionati all'energia elettrica. Ebbene, io ho l'arma per padroneggiarla. Un giorno molto vicino tratterò da pari a pari con le maggiori potenze. E tutto dipenderà dalle mie decisioni, dal mio capriccio. Lei sta sognando. Non mi crede, vero? No. Lei sta bluffando con se stesso prima che con gli altri. Bene, allora le mostrerò qualcosa. Un semplice esperimento di laboratorio che la farà amaramente ricredere. Poi potrà dare un addio alla luce e per sempre. Devi venire anche tu, Paola. Adesso finalmente potrai capirmi. Non potrò mai capire un criminale. Mi capirai, ne sono sicuro. Andiamo. Portateli alla grotta centrale. Lasciami! So camminare da sola. Privilegiato. Un fortunato, direi. Prima di morire, potrà assistere a qualcosa di eccezionale. Limitato, si intende, nelle dimensioni e nei risultati. L'apparecchio che lei ha rubato è soltanto un giocattolo. Quello ha una potenza 1000 volte maggiore. Da qui io potrei distruggere una metropoli anche a 1000 chilometri di distanza.
nel prossimo futuro potremo inviare impulsi anche a decine di migliaia di chilometri. Ho riprodotto in modellino una centrale idroelettrica. Impegnando non più di un milionesimo della potenza di questo apparecchio, io la renderò inutile, come una cosa morta, incapace di produrre energia per mesi. Stia a vedere. Thank you.
casa giù. La conosci questa canzone? Io sì.